tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono in fase di preparazione, quindi capelli arruffati e quant'altro. Ho solamente fatto una base molto molto leggera, che è quello che poi faccio ultimamente con l'avvicinarsi del caldo. Per me il concetto è struccarsi, sì, ma in maniera leggera, quasi invisibile. Comunque, voglio concludere il trucco con voi e andare ad utilizzare tutti i prodotti che ho comprato ormai diverso tempo fa della nuova collezione di Kiko, primaverile, la Days in Bloom, è una collezione che appunto ho da un po', ma a causa connessione non sono riuscita a caricarvi il video, a farvi il video, quindi lo sto facendo solamente ora, ma comunque ho avuto modo in questi mesi di provare la collezione bene bene e farmi un'idea. Partirei subito seguendo lo schema che io faccio di solito. Innanzitutto i pack sono stupendi, prevalgono tantissimo appunto lo stile, il tema primavera. Io non corro mai, non mi fiondo mai a comprare le collezioni di Kiko perché sono dell'idea che ne hai una, ne hai tutte. Gira di gira la minestra è sempre quella, almeno dal mio punto di vista, e quindi per farvi capire, questa mi ha veramente colpito tantissimo anche in maniera estetica. Parto con la palette Viso, che è una palette appunto che ci permette di continuare e finire tutto il make-up, perché all'interno innanzitutto abbiamo uno specchio grandissimo, ma abbiamo quattro cialde molto molto grandi, un blush, una terra calda, un illuminante e una cipria rosata. Adesso vanno tantissimo di moda queste ciprie rosate. Quella che ha fatto impazzire tutti è quella di Huda Beauty, che poi in realtà ho anche acquistato, ma non ve ne ho mai parlato. Comunque io questa non la vado ad utilizzare come cipria, ma come blush. Vado ad applicarlo con questo pennello che è praticamente venduto in questa pochette bellissima, che io sfrutterò come portadocumenti in macchina perché è compatta, vedete, a portafoglio. E il pennello, cioè, seppur sia piena di pennelli, non ho potuto che fare a meno di prenderlo, perché vedete, è stupendo, ha dei dettagli veramente bellissimi. Sono un po' con luce naturale, un po' con luce della postazione make-up, quindi credo e spero che si stia vedendo nel meglio dei modi. Comunque, vedete, è un pennello che ha due doppia faccia, ma in realtà svitandolo abbiamo la possibilità di avere quattro pennelli in uno, quindi comodo per chi viaggia. Vedete, abbiamo quello di sfumatura, abbiamo quello di precisione e direi di provarlo subito, perché il pennello è l'unica cosa che non ho provato di tutta la collezione, perché aspettavo sempre che questa connessione tornasse, 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 non è mai arrivata, e quindi dopo 2 mesi, forse 3, che ho questa collezione, sono qui a girarvi il video. Allora, io cosa faccio? Ho fissato un po' il viso, vado a prendermi la polvere, questa qua. Vi dico subito che questa palette mi sembrava bellissima da avere. Innanzitutto i prezzi sono un po' troppo alti, secondo me. In generale Kiko sta alzando troppo troppo i prezzi, perché questa palette, ok, che ha 4 cialde, ma costa 30 euro. Allora, la polvere devo dire che si sfuma facilmente, ma è un po' troppo aranciata, è un po' troppo calda, per quanto appunto è una polvere da bronzer, quindi ci sta che è calda, ma un po' troppo, un po' troppo, un po' troppo, quindi non mi fa impazzire. Ma diciamo che principalmente ho comprato questa palette per i blush. Vedete che è molto molto aranciata. Non è proprio nelle mie corde. Comunque, io pulisco sempre il pennello portandomela sotto nel collo. Vado a prendermi il blush, quello luminoso. Perché questa colorazione di blush è bellissima. Io vado ad applicarla qua sullo zigomo alto perché voglio avere un effetto più liftato. Se volete invece avere un effetto a viso tondo, quello che già io ho di natura, lo portate fino alle guanciotte. Comunque, guardate che bella questa colorazione di blush. Dal vivo è molto più presente, ma credo che si possa vedere. Vorrei mettere l'illuminante. Allora, vi dico subito che questo illuminante non mi piace. Praticamente della palette mi piacciono i due brush, che poi appunto vi ripeto per l'ennesima volta che quella è una cipria. L'illuminante è troppo troppo caldo, cioè è un colore gold e troppo troppo caldo. Cioè, non mi piace assolutamente. Ma onestamente questa colorazione a me non piace neanche in estate, sono sincera. Quindi
Quindi questa palette, tornando indietro, farei anche a meno di comprarla. In realtà io avevo preso principalmente il primo pezzo che ho acquistato è questa qui, che è una polvere illuminante, una cipria illuminante. Mannaggia, ho utilizzato quella della palette perché questa è una cipria veramente molto troppo luminosa che io ovviamente quasi vi consiglio di utilizzarla come illuminante ed è quello che vado a fare io. Quando voglio un effetto luminoso sugli zigomi, ma non eccessivamente da illuminante, utilizzo questa cipria luminosa. Oggi appunto facciamo una cosa, la vado a mettere a mixare uguale perché è troppo troppo calda, comunque luminoso. Ecco, Madonna, ha smorzato forse anche troppo l'effetto dorato, perché questa è bianca, traslucida in teoria, ma comunque bianca. Ecco, io utilizzo lei quando voglio questo effetto che vi ho detto, quindi è un prodotto necessario, no, ma carino. Poi passiamo alla palettina occhi. Questa sono impazzita perché da Swatch in negozio mi sembrava stupenda, burrosissima e devo dire che carina sì, ma estremamente polverosa. Allora, tonalità che sicuramente già ho in tantissime altre palette, però mi hanno colpito tantissimo gli shimmer, perché in realtà al tatto sono anche molto molto burrosi, però sono troppo sgretolosi, passatemi il termine, e carini sì, ma anche qui non per forza da avere. Comunque io vado a mettermi questa cialdina, non so se riuscite a cogliere, me la metto su tutta la palpebra. È un bel color dorato, per carità di Dio, però se non avete altri colori ci sta, anche se non ne avete sparsi in altre palette, perché è piccola e compatta, però fa veramente troppo troppo fallout. Comunque prendo il pennello da sfumatura e mi prendo questa cialda qui centrale, che poi è il colore che forse mi ha colpito di più, un color salmonato. Vediamo se è troppo fitto per stenderlo o se ci esce qualcosa di decente, perché in realtà questo pennello non è proprio prettamente pensato per la sfumatura, è un po' troppo fitto, vedete, quindi caricate tanto l'occhio, servirebbe più ampio per andare ad applicare come lo voglio applicare io. Tutta la piega dell'occhio. Mi sono lasciata catturare troppo dai pack, onestamente, e questa collezione è bella, molto esteticamente, un po' meno qualitativamente, come mettiamola così. Comunque, non vado a fare altro, vado a prendere con lo stesso pennello il colore più scuro e me lo metto nella parte finale dell'occhio. Sto cercando di sfruttare in tutto e per tutto questo pennello per capire se è realmente così Efficiente. utile. Ho aggiunto mascara e un po' di matita marrone all'interno dell'occhio. Ok, diciamo che il tutto è carino, ma non per forza bisogna comprare questi prodotti per ottenere un look così semplice dai toni sostanzialmente dorati marroni. Allora, passerei Abbiamo alle pack, esaltato. stupendo, senz'altro finisce l'impostazione, bello da vedere. Ed è un rossetto cremoso presente in diverse colorazioni. Io ho scelto la seconda più chiara ed è appunto un bellissimo nude che ho utilizzato nel frattempo, appunto come vi dicevo all'inizio. Vedete che ha la trama tipo di un petalo che messo da solo rende tipo cadaverica, ma abbinato alla matita Kiko, sempre 21. Questa è stupenda, la Creamy Color, sono stupende queste matite, l'effetto è anche carino. In realtà ha fatto un po' più della bordatura, perché questo rossettino mi piace utilizzarlo solamente al centro. Venite più vicino. Ecco, qui. Così l'effetto, vedete, è molto molto più carino, di labbra piene, voluminose. Da solo, vi ripeto, personalmente non mi piace, però va a gusti qui. È un rossetto cremoso che, appunto, se non ci mettete una matita non va a durare. Comunque, levo il mollettone da nonna e capelli da pettinare, senz'altro, da sistemare, però questo è il risultato finale. Cosa ne dite? Look comunque carino, semplicissimo. Tornando indietro di questi prodotti, stringendo un pochettino, forse, forse
forse, aggiungo forse, avrei preso solamente il pennello, per quanto mi piace principalmente questa parte qui, però un pennello così fatto, quindi 4 in 1, non ce l'avevo, può essere comodo per viaggiare, può essere comodo per tutti quegli spostamenti dove non si vogliono portare più pennelli, anche se vi ripeto, più funzionale questa parte qua. E forse, forse prenderei il rossetto, perché così cremoso ce l'avrò sicuramente, sparso da qualche parte, però in vista no, non sono quelli che ho lì pronti ad utilizzare. E poi il pack è troppo troppo bello, questa collezione merita tanto. Il resto avrei evitato volentieri, sicuramente, e vedete l'effetto è carino, abbinato alla matita 21 Creamy Color, che stramo, e mi piace tantissimo la stessa matita, anche nella colorazione 06. E sono due bellissimi nude, però questo qui più marroncino, l'altro molto più rosato. Spero appunto di esservi stata utile in qualche modo. Vi mando un bacione e se vi va, ci vediamo in un prossimo video.